Ruspe a San Vito per l'Eco Piazzola, i residenti infuriati ci sentiamo presi in giro. Caso Nomadi, Alessandro Campagnolo assicura soluzione a breve insieme ai quartieri. L'elezione del Consiglio Provinciale oggi ha presentato il suo programma la lista Vicenza in comune. Emergenza lupi, l'eurodeputata Elena Donazzan chiede un intervento all'Europa. Inaugurato il parco verde al centro studi, una grande piazza per crescere insieme. Il piccolo commercio dei centri storici pronto a nuove sfide senza dimenticare la tradizione. Operazione della Guardia di Finanza di Cittadella che ha scovato 17 furbetti del reddito di cittadinanza. Il 20 settembre del 44 ebbe inizio il rastrellamento del Grappa. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. Partiamo proprio con una tematica strettamente bassanese. Ruspe in azione questa mattina nel quartiere San Vito per i lavori dell'Eco Piazzola. Eh, sotto certi punti di vista, una sorpresa amara per i residenti che speravano ancora in un temporeggiamento. Alla fine le Ruspe sono arrivate anche a San Vito. L'Eco Piazzola inizia a prendere forma lì dove è stata prevista da ETRA. I cittadini che non condividono il progetto sono scesi nuovamente in strada a protestare. A me sinceramente mi è venuto da piangere, non mi vergogno a dirlo. Anche a me. Perché vedere questo sopruso, questo abuso della nostra terra, del nostro territorio in maniera così, io dico sfacciata, così... La prepotenza. prepotenza, è una vera e propria prepotenza. È diventato un braccio di ferro tra noi e l'amministrazione comunale. E, e questo non va bene perché noi siamo dei liberi cittadini che difendiamo i nostri diritti. Beh, loro dovrebbero rappresentarci e non ci sentiamo tutelati da nessuna parte. Ci eravamo illusi che, eh, e eh, abbiamo raccolto le 800 firme perché i cittadini hanno detto: Noi non vogliamo l'Eco Piazzola qui, non vogliamo perdere porta a porta e vogliamo conservare l'area verde. L'area verde qua è, eh, la stiamo perdendo. Eh, L'ETRA promette, ma non scrive da nessuna parte, che la raccolta porta rimarrà, poi non si sa per quanto tempo rimarrà, 15 giorni, un mese, sei mesi, un anno. E l'Eco Piazzola la stanno costruendo quelli dell'Etra. I vostri prossimi passi oltre alle firme? Eh, credo che eh, siamo molto motivati a fare ricorso al Consiglio di Stato, ci sono degli argomenti che potremmo, che, che hanno un certo valore. Per l'opera e anche per l'analogo progetto del quartiere 25 aprile, Etra ha avuto un finanziamento da PNRR di oltre 300.000 euro. Passo dopo passo, un colpo di Benna dopo l'altro, l'Eco Piazzola sta dunque prendendo forma. Vedere le ruspe qua operative sinceramente è proprio un colpo, un colpo... Un... Colpo, veramente, siamo stati presi in giro dall'amministrazione. È grave, molto grave. Io vorrei qui il sindaco personalmente e anche Frasson. Altra tematica calda che riguarda Bassano è il cosiddetto caso Nomadi al parcheggio eh, Gerosa. L'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, ai nostri microfoni, assicura troveremo una soluzione a breve. Nomadi di passaggio al parcheggio Gerosa, dove la sosta della famiglia di campieristi nomadi è diversa da quello che è stato per oltre un anno e mezzo sotto l'amministrazione Pavan. Nomadi di passaggio in quartiere Pre, perché quella non sarà la soluzione definitiva. E nomadi di passaggio anche in giunta, dove il caso è stato affrontato nei dettagli. Abbiamo avuto una giunta comunale che è stata dedicata a lungo a questo, a questo problema che non vogliamo che venga considerato un problema vero e proprio. C'è da trovare una soluzione a una cosa che era stata eh, sopportata, tollerata, autorizzata, dite voi cosa, dalla precedente amministrazione. Eh, Tant'è vero che per un anno e mezzo quella zona del posto camper dedicato non è stato usufruita dai camperisti proprio perché c'era questa situazione eh, considerata di degrado. Allora, noi abbiamo risolto appena arrivati, noi li abbiamo spostati perché l'area camper doveva servire per i camperisti. Adesso questa soluzione provvisoria di eh, quartiere pre sapevamo che era assolutamente provvisoria, ripeto, adesso siamo arrivati al punto in cui eh, chiederemo un incontro martedì prossimo ai presidenti di quartiere e agli interessati che si sono già spesi anche all'interno dell'opposizione su, su questo fronte e chiederemo di eh, discutere insieme a noi una soluzione che comunque ci dovrà essere. L'assessore Alessandro Campagnolo promette dunque una rapida soluzione del caso. Questa famiglia ci chiede una soluzione e la soluzione in accordo in condivisione con i, i presidenti quartieri che interessano a questa problematica, dovrà essere individuata e decisa. Martedì ne riparleremo insieme a loro. Nodo dunque al fazzoletto, martedì sapremo eh, qualcosa in più su questa vicenda che ha animato l'estate a Bassano. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'elezione del Consiglio Provinciale, oggi ha presentato il suo manifesto programmatico la lista Vicenza in Comune. La mia esperienza è positiva come consigliere provinciale, ho sperimentato il percorso della Casa dei Comuni in due mandati e proprio per questo ritengo, ritenevo e credo che l'esperienza sarebbe dovuta proseguire quella della Casa dei Comuni eh, così non è stato perché altri hanno fatto scelte diverse noi comunque rimaniamo fedeli a quel tipo di impostazione lì cioè l'ente di secondo livello provincia è un ente che deve essere a servizio dei comuni a prescindere dalle appartenenze per cui per noi la Casa dei Comuni è un'esperienza valida Continuità dunque, la parola d'ordine per la lista Vicenza in Comune che candida gli amministratori comunali vicentini soprattutto consiglieri comunali e due sindaci a rinnovare la composizione dell'organo di governo provinciale. Primo obiettivo: il sostegno al lavoro dei comuni per il bene della cittadinanza. E ci sono temi importanti che sono relativi alle competenze specifiche della provincia. Eh, C'è tutto oh, un tema e quindi un discorso da affrontare sul trasporto pubblico locale ad esempio sul quale bisognerà fare delle riflessioni a Vicenza sono già iniziate delle fasi di sperimentazione che potrebbero essere estese nel territorio con il sistema chiamata per ampliare il sistema di trasporto pubblico locale c'è tutto il tema dei fondi di confine che riguardano le zone a confine, confine a nord verso Trento dalla zona di Recoaro a quella dell'Altopiano eh, per quanto riguarda noi c'è cioè tutta la Val Sugana insomma quindi ci sono tutti temi che vanno affrontati e portati avanti Uh, avendo una regia complessiva, cosa che noi pensiamo di avere. Per essere efficaci nel migliorare la qualità del tessuto sociale ed economico vicentino è necessario che questo ente di secondo livello agisca a prescindere dalle appartenenze e dai riferimenti partitici. Eh, lo è finché non cambiano, nel senso che lo è mh, ha delle competenze specifiche, ma soprattutto... Eh, sia per come viene eletta, quindi gli elettori sono i consiglieri comunali, gli eletti possono essere i consiglieri comunali, dovrebbe stare al di sopra del, di quelle che sono le divisioni politiche, insomma questo dovrebbe essere l'impegno che eh, si prendono le persone che si candidano per la provincia, questo è l'impegno che ci prendiamo noi. Torniamo adesso a parlare dell'emergenza lupi, oggi in un intervento perentorio l'Eurodeputata Elena Donazzan chiede l'intervento dell'Europa. Oggi ci vuole ragionevolezza, i lupi sono troppi e vanno limitati. Questione emergenza lupi, lapidaria. L'europarlamentare Elena Donazzan che chiede di agire con ragionevolezza per risolvere una situazione che sta mettendo in ginocchio le nostre montagne, il nostro altopiano, il nostro Monte Grappa, le malghe, le bestie allevate, un'intera economia. In questa estate sono stata più volte a contatto con i nostri operatori dell'economia della montagna amministratori comunali dell'Altopiano, i malgari, eh, chi ha, eh, vive la propria vita in quel territorio. Ed è insostenibile oggi non eh, affrontare eh, la questione lupo. E la questione del lupo va affrontata su più sedi. Una è quella che oggi mi vede qui in Parlamento Europeo, cioè la declassazione della specie, da specie particolarmente protetta, non si può assolutamente toccare. Oggi Lupo invece è molto presente troppo e noi dobbiamo guardare anche alla tutela della vita di Montagna e di quegli altri animali. L'Europa, di Chiara Donazzan, deve fare un passo indietro e rispondere all'appello disperato lanciato alle istituzioni, alla politica da chi vive e lavora in Montagna, alle prese quotidianamente con la paura. E con gli assalti dei predatori. Mi giungono ogni mattina foto agghiaccianti di animali sbranati, spesso le mucche, le vacche da latte, che sono parte dell'economia, ma anche animali a cui eh, quella malgaro, quella persona si è affezionata. E allora anche a coloro che si indignano quando si parla di abbattimento del lupo, ma se il lupo diventa pericoloso, diventa pericoloso per l'economia, le, diventa pericoloso per l'uomo. Io non voglio arrivare a un momento troppo greco di fronte a un episodio ineluttabile e non avere provato a fare tutto quello che va fatto. Lupi, cinghiali, ma non solo, perché crescono le minacce per gli agricoltori e gli allevatori dell'Alto Vicentino, Col Diretti allora chiede aiuto ai sindaci. Le predazioni non danno tregua ad agricoltori e allevatori dell'Alto Vicentino. Nei giorni scorsi a Valdagno è stata presa di mira per la terza volta in poco tempo l'azienda di Davis Pasin. I lupi hanno colpito nonostante la presenza del recinto elettrificato e la sorveglianza dei pastori maremmani. Secondo il titolare, i branchi presenti nel territorio hanno capito di poter agire indisturbati e la situazione è completamente sfuggita di mano. Giuliano Lombardi, proprietario di un'azienda a Caltrano, riferisce invece che i dissuasori per lupi, dopo qualche tempo anziché da deterrente fungono da richiamo indicando la presenza di prede l'allevatore denuncia anche l'alta presenza di cinghiali che arano letteralmente il terreno non lasciando erba per i propri animali un altro problema irrisolto per le aziende agricole è quello dei piccioni a loro volta dannosi il presidente di Coldiretti Vicenza Pietro Guderzo chiede ai sindaci sostegno nella battaglia contro i predatori per evitare che anche la prossima estate registri un alto numero di predazioni e danni alle aziende. E intanto è proseguita anche oggi l'opera di soccorso alla popolazione delle zone alluvionate in Emilia Romagna da parte della Protezione Civile. Gli specialisti della squadra del soccorso fluviale di Marostica sono in servizio da due giorni nei pressi di Faenza. Marostica è orgogliosa di voi, ha scritto sui social il sindaco Matteo Mozzo, il consigliere delegato alla protezione civile è di Lunardon. Anche dal comune di Nove è arrivata a Faenza una squadra dell'associazione Carabinieri accompagnata dall'assessore Marco Carlesso, il primo cittadino di Nove, Luca Rebellato ha scritto "Siamo certi che eh, la forza e la resilienza che la vostra comunità ha dimostrato sapranno accompagnarvi anche in questa ennesima sfida". Dunque un ringraziamento come sempre al lavoro della Protezione Civile. Adesso torniamo a Bassano, taglio del nastro questa mattina per la nuova area verde del centro studi. Andiamo a riqualificare un'importante area della nostra città, il centro studi, molto frequentato da giovani di tutto il Bassanese, ma soprattutto siamo andati ad eliminare, grazie alla provincia, un'isola di calore con la realizzazione di una serie di eh, viali pedonali che, che vanno a migliorare anche la vivibilità di questo importante eh, centro studi che sappiamo fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi. Un centro studi con le scuole superiori presenti, in particolare in Audi da Ponte Scottone, in collegamento diretto, recinzione Battute in un'area che si trasforma in una vera e propria agora. L'area verde è passata da 2.700 a 4.500 metri quadrati, cui si aggiungono 700 metri quadri di pavimentazione a marciapiede, con la piantumazione di una sessantina di alberi, di acero e carpino. 210.000 euro il costo dell'intervento realizzato dalla provincia di Vicenza. Fa sì che le persone in questo spazio verde possano incontrarsi e creare magari progetti, sogni nuovi per il futuro loro. È diventato un campus, un campus tra le scuole che prima c'era perché i ragazzi si trovavano lo stesso ma in un luogo non adatto. Adesso avranno agio, comfort e anche sicurezza. In effetti questo è un sogno nato da lontano, l'abbiamo fortemente voluto come scuole del centro studi e finalmente abbiamo potuto realizzarlo. Sottolineato il lavoro di squadra tra molteplici realtà con l'unico obiettivo di aiutare i giovani nel percorso di crescita. Il fatto di far vivere i ragazzi in un luogo bello, eh, più bello, eh, aiuta molto anche lo studio e anche proprio la crescita dei giovani. Ci sono delle ricerche? Eh, che dicono che l'ambiente bello motiva i ragazzi e eh, ci sono tre effetti soprattutto. Innanzitutto il benessere psicologico, eh, la motivazione, il star bene e l'apprendimento eh, che eh, si consolida e poi il senso di appartenenza alla comunità. Niente treni per due mesi lungo la tratta Bassano-Primolano, vediamo. Circolazione ferroviaria interrotta per due mesi, dal 30 settembre al 30 novembre prossimi, tra le stazioni di Bassano e Primolano. Un provvedimento necessario per permettere gli interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico da parte di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. I cantieri saranno aperti per il rinnovo del binario che serve le gallerie Gallo 1, Corda, Della Lupa e Carpane 1, nonché per la sistemazione del cavalcavia Forte Tombion, il rifacimento delle reti Paramassi al chilometro 68 per attività di taglio piante e controllo della vegetazione, oltre ad alcune attività propedeutiche all'upgrade tecnologico della Linea. Lavori per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. In stazione, oppure online, saranno disponibili le informazioni per i trasporti alternativi. Ed è stato riaperto oggi a Marostica dopo i lavori di consolidamento il Ponte Maggiore Morello che passa sopra il torrente Longhella. Ora fa sapere il comune che la via omonima è finalmente accessibile e rimessa in sicurezza per l'accesso da parte dei residenti, ma soprattutto per tutti i mezzi di emergenza. I lavori sono durati alcuni mesi, hanno comportato la circolazione a senso unico alternato lungo la provinciale 7 via consagrollo comunque lavori completati ponte riaperto adesso cambiamo decisamente argomento parliamo del piccolo commercio dei centri storici che si trova costantemente ad affrontare nuove sfide senza però perdere contatto con la tradizione c'è chi li chiama semplicemente alimentari mentre in giro per il bel paese dove il buono regna sovrano vanno sotto il nome di drogherie o pizzicagnoli, salsamentieri o salumai in Veneto è semplicemente il casoin che ha saputo resistere alla moria dei piccoli negozi di quartiere nei centri storici per evolvere in qualcosa di diverso grazie alle proprie radici piantate in profondità nel terreno saldo e fertile della famiglia abbiamo avuto le basi molto buone dai genitori, abbiamo avuto esperienze negli alpeggi, siamo cresciuti negli alpeggi e quindi sapori, profumi, eh, tipologie, le basi sono state fatte bene. Di solito le aziende a conduzione familiare devono decidere a un certo punto della propria storia quale strada prendere. Una via porta al molto grande, all'espansione, l'altra, ed è spesso la via meno battuta, porta al piccolo negozio. Più volte ci veniva detto ma perché non ti sposti, perché non fai perché, no? perché, perché va bene così perché se tu hai imparato a far bene un mestiere sei quasi un artigiano eh, ti scontri con un altro mercato che è buono ma non è il tuo mercato e rischi di rovinare tutto A questo punto è naturale chiedersi perché rimanere piccolo in un mondo di giganti Perché è stata una scommessa ai tempi è una scommessa che non si voleva perdere e si è sempre cercato di dare il massimo, il massimo rispetto al cliente, quindi ci deve essere sempre un rapporto, come posso dire, di, di, di collaborazione, perché il cliente ti cerca e noi dobbiamo far trovare, no? E al momento funziona, sembra che, che paghi, insomma. Il mondo è cambiato, il mercato è cambiato. E se è cambiato il casoin, diventando un garante per produttori e consumatori, sono cambiati anche i clienti. Oggi, come ieri, si fa la spesa per mettere in tavola la cena, ma c'è anche chi cerca l'eccellenza e magari compra una fetta in meno di soppressa, un etto in meno di formaggio. Ma che siano buoni, genuini, ben fatti. Il cliente viene da me, si fida, e io devo ricambiare, lui mi paga e io gli devo dare un'emozione, un qualcosa. Non posso dare un prodotto generico. Quindi è una responsabilità che me la sento e mi fa piacere averla, però ogni mattina mi dà lo stimolo per poter aprire il negozio. E qui sta il segreto. Tanti piccoli artigiani che non hanno il volume per entrare nei supermercati trovano in queste realtà un contatto sulla stessa linea d'onda. E tanti clienti alla ricerca del particolare, dell'eccellenza, della rarità, trovano il loro tesoro dietro il bancone dove occhieggia l'oro del Casoin. Ed esattamente 80 anni fa iniziava il dramma del rastrellamento sul grappa. Erano le 6.30 del mattino del 20 settembre 1944 quando ebbe inizio l'operazione Piave, il drammatico rastrellamento del grappa avvenuto per mano dei nazifascisti che ebbe il suo apice il 26 settembre di 80 anni fa, quando a Bassano furono impiccate 31 persone nel viale Oggi dei Martiri. Fratelli accecati dall'odio, accecati dalla sete di potere che si accanirono con inaudita violenza contro fratelli. Fu una pagina nera per la storia della nostra Italia. Per la nostra resistenza fatta di uomini e donne animate dall'unico intento di dare la libertà al loro paese e alla loro gente. Ogni angolo del Monte Grappa, il Monte Sacro alla patria, visse giorni di strage, massacrati civili innocenti, case incendiate, migliaia di capi di bestiame confiscati, fu terrore, fu dolore, fu carneficina. Oggi a noi il dovere di non dimenticare. Operazione della Guardia di Finanza di Cittadella che ha scovato 17 furbetti del reddito di cittadinanza. Un'analisi certosina con l'incrocio di vari database dell'Inps, così la Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadelle è arrivata a scovare 17 soggetti, tutti residenti in comuni dell'Alta Padovana, da Borgo Borgoricco a Piazzola sul Brenta, che tra il 2021 e il 2023 beneficiari del reddito di cittadinanza avrebbero percepito indebitamente oltre 130.000 euro. Diverse le posizioni delle 17 persone finite sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle. Nello specifico, eh, analizzando le singole posizioni, sono emerse situazioni di criticità eh, in ordine ad alcuni soggetti percettori del reddito che hanno omesso di dichiarare all'IMS, ente erogatore del beneficio, eh, il possesso di autovetture anche di grossa cilindrata, eh, di eh, redditi percepiti dal nucleo familiare fino a delle somme eh, di ammontare a circa 60.000 mila euro annui. Nonché eh, false comunicazioni sono state rese eh, in ordine alla composizione dei nuclei familiari. I 17 soggetti tra i 25 e i 50 anni sono stati segnalati alla Procura e rischiano un procedimento penale che potrebbe portare anche alla reclusione per l'indebita percezione del contributo economico. Nonostante dal 1 gennaio 2024 la misura sia stata sostituita dall'assegno di inclusione, le attività della Guardia di Finanza continuano. Siamo al momento ehm, attenti nel vagliare, eh, nel analizzare eh, in maniera precisa e puntuale la posizione di ulteriori soggetti in quanto eh, non è da escludersi l'emergere di eh, ulteriori condotte eh, criminali eh, meritevole pertanto di approfondimento eh, da, parte, da parte della Guardia di Finanza. Dalla Regione Veneto in arrivo 3 milioni di euro per il Muson dei Sassi, vediamo. Dopo l'alluvione che a maggio ha colpito Campo San Piero, a causa della rottura di un argine, non si fermano i progetti della Regione attraverso il Genio Civile per mettere in sicurezza il Muson dei Sassi. A dare notizia dell'arrivo di 3 milioni 255 mila euro è il consigliere regionale Giulio Centenaro. In particolare, sono in programma lavori di consolidamento degli argini nel tratto a monte di Ponte Canale tra San Giorgio delle Pertiche e Borgorico e a monte e a valle del Ponte Pennello sulla strada regionale 307. È stato inoltre avviato il progetto per la nuova inalveazione del tratto di scolo Viana nel Muson dei Sassi, con un rafforzamento degli argini per circa un chilometro nel territorio comunale di Borgorico. Appuntamento imperdibile in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti di questa sera saranno Corrado Callegari, Giorgio Denardi, Giuseppe Marra, Maurizio Mestriner, Rosa Poloni, Enzo Siviero, Alberto Stefani e Massimo Venturato. TG Bassano finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.